Ed eccoci a un'altra puntata esotica, nel senso che la sto registrando da un hotel a Skopje, quindi se sentite anche un contorno di rumori un po' diverso dal solito, sappiate che è colpa della cosiddetta location. Intanto, per iniziare, due piccole osservazioni che riguardano la puntata precedente, in cui parlavo di divorzio e di papillomavirus, oltre che di aborto. Va aggiunto che nel calcolo dei 300 giorni nei quali una donna ha il divieto di risposarsi, conta anche il tempo della separazione ufficiale, quindi in realtà si può contare separazione più tempo del divorzio. E questo è importante perché, appunto, mi ero dimenticata di dirlo. Poi un altro avvocato mi ha scritto per segnalarmi che nel diritto di famiglia, cito, la questione sottesa alla norma che impone il divieto di matrimonio per 300 giorni alla donna non dipende dal fatto che la donna, se non è sposata, non copula, come un po' scherzosamente avevo detto io, bensì dal fatto che ai coniugi è impedito il disconoscimento della prole. In pratica, se due persone convivono, devono scegliere volontariamente di riconoscere la prole. Viceversa, se due persone sono sposate e successivamente al loro matrimonio nasce un bambino, la presunzione iuris et de iure è che il bambino sia loro. Io ringrazio l'avvocato per il chiarimento, ma torno a dire che è una norma un po' buffa e che secondo me rimane anacronistica, però sono contenta che sia stata aggiunta questa spiegazione. A proposito invece dell'HPV, vanno aggiunte due questioni. I maschi sono portatori sani dell'HPV e quindi lo possono spargere, possono infettare i partner e le partner a loro volta, ma non si ammalano. E questo è il motivo per cui il vaccino finora è stato inoculato soprattutto alle donne, però secondo me è giusto che siano inoculati invece anche i maschi, pur non ammalandosi direttamente. Mi è stato anche segnalato che oggi si usa un vaccino addirittura non avvalente, cioè che ha validità contro 9 varietà di HPV. È quello che è in uso in varie regioni. E anche qui ringrazio chi è stato così gentile da indicarmi questi errori. Infine, polla quale sono, ho fatto un errore nello spiegare il titolo. Ho detto che proviene da una frase palindroma, ma poi ho sbagliato a dirla la frase palindroma. La frase corretta è l'ora per amare parole, non è l'ora di amare parole. Scusatemi. Questo è Amare Parole e io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto chi mi sta ascoltando. Il tema di questa puntata è a furor di popolo e proseguirò nel mio intento di creare un podcast un po' meno ingessato. Mi è stato chiesto di fare la mia analisi del discorso del ministro Giuli sulle linee programmatiche del suo ministero. Abbiamo in questi giorni visto che da una parte ci sono i fautori della cosiddetta supercazzola, che è una parola messa in giro dalla trilogia dei film Amici miei, in particolare dal personaggio interpretato dall'attore Ugo Tognazzi, quello il conte Lello Mascetti. I film sono di Mario Monicelli, la supercazzola, chiaramente da super e da cazzo, indica, secondo il vocabolario Zingarelli, parola o frase senza senso pronunciata con serietà per sbalordire e confondere l'interlocutore. Quindi, nel film Amici miei, il conte Mascetti intrattiene le persone o le confonde inventando parole tra cui tarapio o tapioca e la famosa supercazzola con scappellamento a destra come se fosse Antani. Fra l'altro, una cosa buffa, nel copione di Monicelli non c'è scritto supercazzola ma supercazzorra con la R. Però questa è una cosa che sanno solo coloro che hanno letto e spulciato il manoscritto. Comunque, da una parte, dicevo, abbiamo i fautori della supercazzola, con o senza scappellamento a destra, dall'altra voci in difesa del discorso. Saremmo noi, persone, ignoranti, a non capirne la complessità, a turbarci di fronte a un testo, appunto, che ha un minimo di difficoltà esegetiche, cioè nella spiegazione. Allora, intanto, come al solito, io partirei dal vocabolario, che sapete essere una delle mie passioni. Ho visto in giro che c'è una certa confusione fra l'aggettivo complesso e complicato. Allora, complesso, dal latino complexum, participio passato di complecti, abbracciare, prima attestazione intorno al 1328, significa che risulta dall'unione di varie parti o di diversi elementi. Oppure che si manifesta sotto molteplici aspetti, ad esempio l'uomo è una creatura complessa
E poi per estensione può significare anche complicato, difficile da comprendere. E quindi si parla di concetto, ragionamento complesso, di idee complesse. Però complesso non è per forza complicato, cioè una cosa complessa può essere anche spiegata in maniera chiara. Ovviamente poi complesso ha anche altri significati sui quali sorvolo. E poi abbiamo complicato. Complicato, che è il participio passato di complicare, significa difficile, intricato, confuso. Quindi c'è una parziale sinonimia. Complesso può essere complicato, ma anche no. E i due termini non sono usabili sempre in maniera intercambiabile. Potremmo avere un intervento chirurgico complesso, che però non ha complicazioni. Viceversa, possiamo avere un intervento chirurgico semplice, che invece ha delle complicazioni e quindi non va a finire tanto bene. A parte ascoltarlo, ho avuto modo di leggere il discorso di Julie nella sua interezza grazie alla immensa generosità di un amico, Federico Piermaria Sanguinetti, che me lo ha trascritto integralmente e a mano, non con qualche servizio di dettatura digitale. E non lo ringrazierò mai abbastanza perché avevo provato a usare, diciamo, i dittafoni digitali, ma c'era un tale problema di aggiungere poi la punteggiatura che ho preferito desistere. Prima di tutto, secondo me, bisogna dare un'informazione. Julie era evidentemente raffreddato il giorno del discorso. Non sembrava stare un granché bene e questo può avere anche influito sia sulla sua performance globale, sia sulla verve nel leggere le parole che dovrebbe avere lui stesso scritto, dando a volte la sensazione che stesse leggendo un po' a pappagallo, in maniera un po' mezza defunta, parole che nemmeno conosceva bene. Tanto che qualcuno ha pensato che non fosse stato appunto lui a scrivere il discorso. Io, da persona che ogni tanto va in giro in condizioni abbastanza disperate, tendo a pensare che il problema fosse il malessere, che lo ha portato anche a sbagliare pause e intonazione generale del suo discorso. Questo non ha certo aiutato la comprensione del testo, che, come sappiamo, viene supportata dal giusto tono nel leggerlo. L'intonazione, insomma, serve da guida per chiarificare sempre il senso di quello che stiamo dicendo. Julie esordisce ringraziando, poi parla per un momento a braccio e dice: «Esordisco dicendo che a un mese dall'insediamento del Ministero della Cultura è un onore poter già delineare quelle che saranno le linee guida del Ministero stesso, considerando il fatto che non saranno delle linee non concordate con quella che è la Commissione e con il consenso delle due commissioni che ho di fronte. Vi dico fin da subito che per quanto mi riguarda le linee guida di qualsiasi Ministro della Cultura dovrebbero corrispondere sostanzialmente a una variazione sul tema dell'articolo 9 della Costituzione, che è saldo punto di riferimento e di ancoraggio, oltretutto nella sua ultima formulazione. Le linee guida sono l'articolazione aderente alla realtà e alla necessità del presente di quelle che sono le missioni fondamentali di chi ha giurato sulla Repubblica». Subito dopo Julie cita l'articolo 9 nella sua interezza. «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi anche nell'interesse delle future generazioni». Intanto io vi pregherei di notare la chiarezza delle tre righe dell'articolo 9 della nostra Costituzione, che sono per l'appunto complesse come tema che affrontano, ma tutt'altro che complicate. E notiamo anche che quando non segue il discorso scritto, Julie usa dei riempitivi, in questo caso usa quello che è, quello che sono, che è uno dei tanti modi che abbiamo a disposizione per fondamentalmente prendere tempo per organizzare il discorso, cioè sono quegli inserti che talvolta per la loro frequenza diventano fastidiosetti, che permettono al nostro cervello di crearsi una sorta di memoria tampone per affrontare meglio il fluire del discorso. Poi Julie riprende e dice: «Comincio a leggere una parte più teoretica». Teoretico, mi dice sempre lo Zingarelli, significa attinente alla teoria o al problema della conoscenza. E dice: «La conoscenza è il proprio tempo appreso con il pensiero. Chi si appresta a immaginare un orientamento per l'azione culturale nazionale non può che muovere dal prendere le misure di un mondo entrato nella dimensione compiuta della tecnica e delle sue accelerazioni. Il movimento delle cose è così vorticoso e improvviso, così radicale nelle sue implicazioni e applicazioni, che perfino il sistema dei processi cognitivi delle persone, non solo delle ultime generazioni, ha cominciato a mutare con esso». La mia parafrasi. La conoscenza è calata nel momento in cui si vive, cioè dipende dalle sue caratteristiche. Oggi non si può non tenere conto dei veloci cambiamenti indotti dalla tecnologia
che hanno iniziato anche a modificare il modo in cui si conosce. Questa è una delle parti che è stata accusata di essere un po' una supercazzola, però vabbè. Poi c'è un pezzo in cui parla d'altro e riprende la parte cosiddetta teoretica. Di fronte a questo cambiamento di paradigma, la quarta rivoluzione epocale della storia, delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale, il rischio che si corre è duplice e speculare. L'entusiasmo passivo, che rimuove i pericoli dell'ipertecnologizzazione, e per converso l'apocalittico difensivo, che rimpiange un'immagine del mondo trascorsa, impugnando un'ideologia della crisi che si percepisce come processo alla tecnica e al futuro, intesi come minaccia. Allora, intanto partiamo da alcune considerazioni, diciamo le parole difficili. Ontologia. Nella filosofia è parte della filosofia che studia le modalità dell'essere in sé, indipendentemente dalle sue determinazioni particolari o fenomeniche. Avrei bisogno di una parafrasi della parafrasi, chiedo aiuto ai miei amici e alle mie amiche esperti di filosofia. Nell'informatica, modalità di rappresentazione dell'informazione attraverso la descrizione di entità dotate di attributi e delle loro relazioni in un determinato dominio. Ok, mi arrendo. E invece, paradigma, nella filosofia della scienza, è un insieme coerente e articolato di teorie, metodi e procedimenti che contraddistinguono una determinata fase dell'evoluzione di un sapere scientifico. Qui siamo veramente in un lessico molto molto astratto. Però la leggo così io, il mio riassunto, la mia parafrasi. Davanti a questo cambiamento, nel modo in cui conosciamo, ci si polarizza spesso su due posizioni, quella entusiasta del cambiamento tecnologico ma passiva di fronte a esso e quella spaventata da tale cambiamento che si rifugia nell'idea di un passato che era migliore. La terza e ultima parte della fase un po' futurista, direi io, dice questo. Siamo dunque precipitati nell'epoca delle passioni tristi? No. Fare cultura è pensare sempre da capo e riaffermare continuamente la dignità e la centralità dell'uomo, ricordare la lezione di umanesimo integrale che la civiltà del Rinascimento ha reso universale. Non l'algoritmo, ma l'umano, la sua coscienza, la sua intelligenza e cultura immaginano, plasmano e informano il mondo. In poche parole, dico io, l'essere umano va rimesso al centro. Segnalo anche che infosfera è un termine che è stato reso popolare dal filosofo Luciano Floridi, che sarebbe forse stato il caso di citare, visto che è un termine molto molto specifico, un po' come on life, che è un altro conio sempre di Luciano Floridi. Comunque, continuo a leggere Julie. In quest'ottica è un'illusione ottica, sic, pensare a una distinzione di categorie, o peggio, una contrapposizione tra le culture scientifiche e umanistiche, come in una disputa tra un fronte culturale progressista e uno conservatore, dialettica errata. Si tratta di pensare Pitagora, Dante, Petrarca, Botticelli, Verdi, insieme con Leonardo da Vinci, Galilei, Torricelli, Volta, Fermi, Meucci, Marconi. Al di là della declamazione dei grandi nomi della cultura umanistica e scientifica italiana, è necessario rifarsi a questa concezione circolare integrale del pensiero e della vita, che costruisce lo specifico della cultura, farne un'idea forza, un principio di impresa e di azione. Al di là della carrellata dei nomi, per usare un anglismo potremmo dire name dropping, no? Faccio cascare lì dei nomi per far vedere che ne so, non bisogna, dice Julie, contrapporre sapere scientifico e sapere umanistico, ma coglierli nella loro circolarità e complessità. Poi Julie parla di Adriano Olivetti, che appunto metteva un po' in pratica questa complessità perché era un laureato in chimica farmaceutica che cambia un po' le magnifiche sorti progressive di Ivrea. Poi Olivetti però esporta questa idea e dice, citando Olivetti, «La cultura è ricerca disinteressata di verità e bellezza. È una definizione che va lasciata risuonare meditando nella profonda implicazione sulla forse, cogliendo le forze che evoca ogni parola, ricerca, verità, bellezza. Non sono semplici termini, sono immagini potenti, idee forza che vanno lasciate agire». A Julie piace il sintagma idea forza, bello, qui veramente direi quasi futuristico, mi viene da dire. Poi segue una digressione su Olivetti e su Ivrea e sul fatto che aveva intenzione di esportare anche il modello Ivrea in giro per il mondo, quindi gli piaceva creare, cito sempre Julie, processi virtuosi di decentramento, lasciando emergere le risorse comunitarie dei territori. Riassumendo, Olivetti viene citato per la sua idea di riavvicinare i saperi e di delocalizzarli, cioè portando la cultura anche là dove non te l'aspetti. Segue un altro ritratto, questa volta di portoghesi, con i quali Julie si è anche scambiato delle lettere e quindi, diciamo, descrive
un altro grande maestro della cultura italiana, Paolo Portoghesi, recentemente scomparso, appunto, che si era scambiato delle lettere proprio con Giuli, e questo pare un po' un momento di autocompiacimento, ma passiamo oltre. Cito: l'idea di Portoghesi delle città, filosofia del paesaggio, in cui il genius loci, che non è nulla di impositivo o sciovinista, ma semplicemente l'anima, la Stimmung, diceva lui, riprendendo una formula di Norbert Schulz, suo grande amico architetto scandinavo, è fondamentalmente il cuore di ogni tipo di architettura del pensiero. Allora, intanto sciovinismo viene dal francese chauvinisme, dal nome di Chauvin, secolo XVIII-XIX, soldato di Napoleone noto per l'ingenuo fanatismo patriottico, ed è un termine che entra in italiano nel 1884 col significato di nazionalismo esagerato e fanatico. Stimmung, dal tedesco ovviamente, propriamente tendenza, stato d'animo, in origine accordatura, intonazione, dal verbo stimmen, accordare, predisporre, nel linguaggio della critica letteraria e filosofica, atmosfera particolare di un'epoca o di un ambiente, stato d'animo di un autore. Rileggo di nuovo Giuli. Chi fa cultura deve sapere che l'orrenda quantità delle periferie, come la definiva Portoghesi, deve trovare una connessione con una concezione multicentrica e stellare di tutto ciò che è stata la grande storia dell'architettura italiana. Ciò che è stata, ricordo quello che è inizialmente. E quindi interessarsi delle periferie senza più considerarle tali, prima che le periferie si riversino, con tutte le loro difficoltà e contraddizioni, dentro quello che a volte con troppa superficialità chiamiamo centro storico e ZTL. Questo è un elemento fondamentale nelle linee programmatiche di chi abbia a cuore la cultura come servizio pubblico. Quello sulle periferie, aggiungo io, è un discorso assolutamente condivisibile. Giuli non è certo il primo a dirlo. Io, grazie al mio amico Antonio Pavolini, ho scoperto tanti lavori che soprattutto nella zona di Roma si fanno per portare la cultura, anche quella museale, nelle periferie. Bene che Giuli lo faccia, ovviamente. Comunque, il discorso sulle periferie è piaciuto molto ed è stato ripreso da molte persone come uno di quegli aspetti del discorso che non vanno messi in secondo piano rispetto alla forma. Segue poi una lunga parte che illustra i successi del governo, che vi risparmio perché sono dati. Nella sostanza dice: il governo ha lavorato bene per fare soldi con la cultura, ha decentralizzato il sistema. Cito: i luoghi della cultura statale hanno ottenuto il doppio record di visitatori e incassi. Poi, aggiungo io, leggo su Repubblica che il Maxi di Roma, di cui Giuli è stato presidente, ha perso il 30% degli ingressi negli ultimi 2 anni. Insomma, bisogna un po' sentire varie campane. Comunque, si continua su questo andazzo, si citano altri casi di successi, poi si parla della necessità di potenziare la tutela e la fruizione dei luoghi culturali dei siti minori, che sebbene altrettanto importanti sono meno capaci di attrarre risorse, e poi usare i maggiori incassi per investire in progetti socioculturali e così via, discorso del tutto condivisibile. Quindi Giuli torna ancora sulla rigenerazione culturale delle periferie italiane, premiando chi incoraggia l'accesso al sapere, sostenendo le biblioteche che sono avamposti di democrazia, di formazione, di socialità nei quartieri e nelle aree urbane. Ovviamente il discorso sulle biblioteche è rilevantissimo, ne parlava anche Tullio De Mauro in un documento che cito spesso, cioè le 10 tesi per l'educazione linguistica democratica. Sono effettivamente avamposti del sapere. Il contenuto è in larga parte impossibile da non condividere, soprattutto quando si parla di sacrosanta attenzione alle periferie, di apertura al verde, di attenzione per il futuro e tutto il resto. Ricordo ancora una volta che non è certo il primo a parlarne il ministro, e comunque è bene che un ministro ne parli. Il discorso però è riassumibile abbastanza facilmente. Le veloci innovazioni degli ultimi anni stanno cambiando il modo in cui conosciamo, di questo va tenuto conto cercando di armonizzare i vari tipi di saperi. E per rafforzare il tessuto culturale italiano bisogna fare attenzione a coloro che per questioni geografiche e sociali si ritrovano ai margini del discorso culturale. Ma questo tema come è stato declinato da un punto di vista comunicativo e discorsivo? Intanto con un attacco che ha fatto perdere la direzione della Trebisonda a un sacco di persone. Perché, gioco forza, i punti salienti di un discorso sono l'inizio e la fine, e quindi se l'inizio è molto arzigogolato, ecco che si commette un po' il reato di supercazzola di cui si parlava prima. Nel complesso sono stati usati molti termini innecessariamente complessi, scusate il bisticcio, con frasi decisamente troppo lunghe e un'argomentazione piuttosto arzigogolata e anche circolare, cioè si tornava spesso sugli stessi temi. Molte voci, dicevo, hanno difeso il discorso di Giuli come complesso, profondo, non banale, accusando i detrattori e le detrattrici di non essere in grado di capirlo. Io dal canto mio penso che la forma fosse sbagliata per un discorso programmatico. Certo, non rivolto a un pubblico generalista, ma
alla Camera dei Deputati e delle Deputate. Oddio, vedendo mediamente come comunicano queste persone, andrei piano nel considerarle genericamente come membri di un'elite intellettuale. Con le dovute eccezioni, mi sembra che la Camera dei Deputati riproduca la varietà presente nella società italiana, con alti e bassi. In più, penso che il testo, così concepito, non fosse il più adatto allo scopo che avrebbe dovuto avere, quello di informare sulle linee programmatiche del neo ministro e del suo ministero. Un ministro è prima di tutto al servizio dei cittadini e delle cittadine, per cui non dovrebbe usare il suo tempo di parola per ostentare la sua cultura, bene che ce l'abbia, ma per parlare nella maniera più chiara e precisa possibile. E si può fare senza cadere nella banalità, ma nemmeno rifugiandosi nei preziosismi. Forse più che richiamare la supercazzola del Conte Mascetti, che comunque non è sinonimo di stupidità, ma di gioco linguistico un po' fine a se stesso, si potrebbe pensare al personaggio della Azzeccagarbugli di Manzoni, che parla difficile apposta per non farsi capire. Oppure tornare al concetto di antilingua illustrato da Italo Calvino per il quotidiano Il Giorno nel 65. Leggo solo la parte finale. Nell'antilingua i significati sono costantemente allontanati, relegati in fondo a una prospettiva di vocaboli che di per sé stessi non vogliono dire niente o vogliono dire qualcosa di vago e sfuggente. Abbiamo una linea esilissima, composta da nomi legati da preposizioni, da una copula o da pochi verbi svuotati della loro forza, come ben dice Pietro Citati, che di questo fenomeno ha dato un'efficace descrizione. Chi parla l'antilingua ha sempre paura di mostrare familiarità e interesse per le cose di cui parla. Crede di dover sottintendere. Io parlo di queste cose per caso, ma la mia funzione è ben più in alto delle cose che dico e che faccio. La mia funzione è più in alto di tutto, anche di me stesso. La motivazione psicologica dell'antilingua è la mancanza di un vero rapporto con la vita, ossia in fondo l'odio per se stessi. La lingua invece vive solo di un rapporto con la vita che diventa comunicazione, di una pienezza esistenziale che diventa espressione. Perciò, dove trionfa l'antilingua, l'italiano di chi non sa dire ho fatto, ma deve dire ho effettuato, la lingua viene uccisa. E quindi io, niente, riassumerei il discorso di Julie come antilingua con un pizzico di futurismo alla Marinetti. E io personalmente preferisco i discorsi più chiari e più lineari. Ma magari si tratta solo di prendere l'abitudine a farli. Quello che mi preoccupa di più sono i riferimenti lessicali, oltre che iconici, a capisaldi del pensiero di destra. Lo slogan con cui l'Italia, ospite d'onore della Buchmesse di Francoforte, si è presentata in Germania è «Radici nel futuro». E come ha spiegato bene proprio a Francoforte il professore Luciano Cheles, che ha scritto un libro intitolato «Iconografia della destra», la propaganda figurativa da Almirante a Meloni, il riferimento alle radici, il riferimento al futuro, sono dei capisaldi del pensiero della destra e ricorrono davvero in tutti gli ultimi decenni nella propaganda del partito di Meloni, ma non solo. E poi proprio a Francoforte Giulia ha citato il pensiero solare, che va riportato niente po' di meno che a Julius Evola, non esattamente il meno destrorso dei pensatori che abbiamo attorno a noi. Ecco, io penso che se non stiamo attenti, il fascismo ci viene ricostruito davanti al nostro naso, senza manco che ce ne accorgiamo. Allora, più che preoccuparci della supercazzola, preoccupiamoci dei riferimenti culturali che il ministro Giuli ha deciso di tirare fuori nei suoi ultimi discorsi. Vi ricordo che potete scrivermi all'indirizzo amareparole@ilpost.it. Sperando che queste parole siano diventate da amare un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.